e hanno toccato il Falcon anche solo con un dito. Sconfiggerò l'impero io stesso. Anne, mi ricevi? Non riusciamo ad aprire la porta. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ricevuto, ragazzo. Tieni duro. La tecnologia imperiale è sempre complicata. Facciamola a pezzi. Questo aprirà la porta. E non prenderete mai questa chiave elettronica! Come facciamo a spegnere quei campi di forza? La console! Eravamo riusciti a usarle quando eravamo vestiti da assaltatori. Ci siete ancora? Non esiste che un paio di ribelli riescano a disabilitare un campo di forza imperiale! Imperiale per passare.
Abbiamo girato dalla parte sbagliata. Non si chiude. Riusciranno a passare. Buona fortuna. Poteri sono deboli. Se mi abbatti, diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. No! Scappa, Luke, corri! Salvataggio coi fiocchi, eh? Almeno le informazioni di R2 sono intatte. Non è ancora finita. Adesso dobbiamo portare queste informazioni alla base ribelle su Yavin 4. E di quali informazioni si tratta esattamente? Informazioni tecniche su quella stazione di battaglia. Spero solo che analizzando i dati si riesca a trovare una debolezza. Sembra complicato e non era nei patti. Una volta avuto il mio compenso, me ne andrò. Non preoccuparti del compenso. Se i soldi sono l'unica cosa che vuoi, sarà l'unica cosa che avrai. Ci freschi, approfittane finché sei in campo. Benvenuti, mi fa piacere che siate ancora vivi. Presto, andate alla sala di comando. I generali aspettano i piani con ansia. Da questa parte. Avete portato i piani? Presto, dobbiamo analizzarli immediatamente. La stazione di battaglia è pesantemente corazzata e vanta una potenza di fuoco maggiore della metà della flotta. L'analisi dei piani forniti dalla principessa Leia ha evidenziato una debolezza. Un piccolo caccia con un solo pilota dovrebbe essere in grado di penetrare le difese esterne. Alle vostre navi, e che la forza sia con voi. L'Astra S in posizione d'attacco. Qui il Rosto 5, entro. Sono con te, capo. Sarà proprio come il Beggar's Canyon a casa. Caccia, entriamo, punto 3. Luke, segui il tuo istinto.
da nessuna parte con quei tubo laser che ci sparano addosso. Squadriglia, fate il vostro dovere. Tieniti forte, R2! Preso il pieno! Per la ribellione! Me ne occupo io. Copritemi. Sì, signore. No! Attento, ragazzo! Carico centrale è chiuso quando gli altri sono in funzione. Dobbiamo aprirlo. Oh, sembra anche che Lord Vader sia entrato in gioco. Alla fine di questa trincea!
colpo, ragazzo! Uno su un milione! Ricorda, la forza sarà con te, sempre. Nessun segno di vita, generale. I sensori sono a posto. Se qualcosa si muove, verrete informato. Lo so che fa freddo, R2, ma la principessa Leia è molto preoccupata di scoprire dove si trovi padron Luke. Esattamente. Dobbiamo trovare il capitano Solo e dirgli che padron Luke deve ancora rientrare. Se il capitano Solo non è nell'hangar, allora deve essere nel centro di comando. Seguimi. Spero che sia una cosa importante, Yu. Chiedo scusa, signore. La principessa si chiede dove sia padron Luke. Non è ancora tornato. Non si sarà registrato. Improbabile. Sono pronti gli speeder. Non ancora. È difficile farli adattare al freddo. Allora dovremmo uscire con i Tonton. No.
Quelle torri segnaletiche. Possiamo ricalibrarle per potenziare il segnale comlink di Luke e calcolare la sua posizione. Se lo dici tu, generale, andiamo. Molte creature, grandi e piccole, risiedono in queste pianure. Alcune sono amichevoli come i nostri Tonton, altre un po' meno. Ah, fantastico! Hai setacciato la zona droidi sonda. Perfetto. Non possiamo permettere che lascino la superficie. Come mai non li avete ancora scongelati? In queste condizioni sarebbe inutile come cercare di radunare una mandria di ratta. Quello non era il mio stomaco, comunque. Stare allerta! Fuori uno, ma il segnale è ancora troppo debole. Proviamo altre torri. Battute. Lasciami in pace. Thank you.
appartiene. Adesso sii gentile e restituiscimi ciò che è mio. Porterò da gentiluomo e ti lascerò salire. Quello cos'è? Un wampa. Il motivo per cui dobbiamo muoverci. Bene, ora occupiamoci del Luke. Luke ancora là fuori. Adesso non ho tempo per parlare della cena, Ciube. Sto congelando più fuori. Credi che riusciremo a far funzionare questo affare? Che i cannoni potrebbero far comodo. Adesso cominciamo a scaldarci. Beh, più o meno. Aspetta che arriva. Dobbiamo raggiungere la cima e ricalibrarla.
le torri sono operative e sembra che abbiano già calcolato la posizione di Luke. E allora cosa stiamo aspettando? Andiamo a trovarlo prima che il tempo peggiori. Dentro! Entriamo! Sistema di Dagobah. Una volta là imparerai da Yoda, il maestro Jedi che insegnò a me. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Oh. Oh. Padron Luke, che piacere vedervi di nuovo funzionare. Grazie, Treppio. Beh, vostra eccellenza, a quanto pare siete riusciti a trattenermi nei paraggi ancora per un po'. Non so da dove provenga questa tua impressione, testa di laser. Ridi pure, pelosone. Principessa, abbiamo un ospite. Pensi sempre con lo stomaco. Un droide sonda imperiale! L'ho colpito così forte, deve essersi autodistrutto. Generale, è in arrivo una flotta di Star Destroyer dall'iperspazio nel settore 4. Preparatevi a un assalto a terra! Secondo la mia programmazione, devo comunicarti che ho nuovi indizi. Ecco, ora lo so. Hai sentito, R2? L'impero sta arrivando. Prendiamo uno speeder delle nevi e andiamocene di qui. Non è in buone condizioni, ma possiamo ripararlo. Vero, R2? Le navi per il trasporto dei soldati si uniranno all'entrata nord. Le navi pesanti invece partiranno non appena saranno cariche. Solo due cazzo.